Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per vedere uno degli Ezza in arrivo per la versione Jap di Dokkan Battle, Trunks, con la nuova e ultima, 50esima Super Battle Road, eccolo qua. Questo qua dovrebbe essere, se non sbaglio dovrebbe essere questa roba qua. Super Battle, sì, ok, Saviors. E con lo Stage 50 ovviamente arriva anche finalmente il suo Ezza. Il suo Ezza che non mi aspetto molto, quindi sarò sincero, ce lo leggiamo con calma e vediamo un pochino com'è. Non ho proprio letto ancora. Allora, vedo però degli Attack Deathly. Eran Raises? Greatly? Please? Ok, guardiamo. Allora, Leader Skill, Vegeta Family, Category Ki più 4, HP Attack and Death 130, 12 Ki, Greatly Raises Attack Death, ok, buono, super buono come cosa. E causa Colossal Damage, e 18 Ki è un Greatly Raises anche quello con Mega Colossal Damage, quindi nessun altro effetto oltre il Greatly Raises, che comunque va bene perché sia sulla 18 che sulla 12, quindi vuol dire che se tiro un add è comunque un Greatly Raises Death. L'importante, soprattutto per queste unità, è funzionare, nel senso che possono almeno tankare i pugni. Ora, Attack Death 100%. Ok, scusate, faccio reference a questo. Ok, da 80 a 100, va bene. Quando c'è un alleato che include il nome Bulma nel team, oppure c'è un alleato che include il nome Trunks, ovviamente escluso questo character, che attaccano nello stesso turno, additional Attack Death 50 al lancio della special. Ok, va bene. Chi più uno è chance di evadere. Ok, va bene, gli hanno dato dell'attack death al lancio della special. Va bene, ci può stare. La difficoltà è Bulma? Effettivamente parlando, la difficoltà vera e propria è Bulma. Per il resto, in realtà, con i Trunks non ha problemi. È comunque un Android Cell Saga. Quindi vuol dire che bene o male può giocare nel team di Trunks Tech. Ora, calma, vediamo un attimino. Forse lo showcase lo farò proprio lì sopra. Se non ricordo male, era un'unità che doveva stare terza questa. Vediamo cosa è cambiato comunque. Chi più 2 chance di evadere gli attacchi e chance di performare un critical hit più 25 per Vegeta Family Category Ally Self Excluded. Ah, ok. Questo qua è un po' uno schifo, spiego. È che effettivamente se lo andiamo a giocare in... Ok, Vegeta Family va bene. C'ha 50% evasione. Not bad. Però se lo andiamo già a giocare in Hybrid, Future, Time Travelers, Android Cell Saga soprattutto. Io sto guardando soprattutto Android Cell Saga. Bond of Parent and Child non è un problema. Però Android Cell Saga sto guardando soprattutto. E non è che giochi full Vegeta Family. Giochi, ad esempio, un Trunks Tech in turno. E non due. Ok? Non due Trunks. Quindi... Peccato quello un attimino, non avrà sempre il tutto, giusto per capirci, vado a prendere un attimino da qua, il Vegeta Family, giusto per capirci anche perché quali sono effettivamente giocabili, ok? Perché il problema è quello, quali di questi sono effettivamente giocabili dei Vegeta Family? Vegeta Family è un team veramente inutile ormai, ok? Quindi... Cioè, per capirci, ok, c'è Majin Vegeta, ok, va bene. Trunks e Vegeta, va bene. Trunks nuovo, ok. Trunks Tech. Majin Vegeta. E non è che c'è molto al momento, eh. Al momento non c'è molto altro, è quello, capite? Sono veramente... sì, ok, lui però non gioca negli stessi team, quindi... Trunks Tech... Trunks fisico LR, Trunks Vegeta Int e Majin Vegeta Int. Sono 4 PG semi-utilizzabili alcuni, alcuni molto utilizzabili, ok? Semi-utilizzabili è tipo Mageta. Mageta è nel semi-utilizzabile ormai, ok? Però va bene, ok. Il resto che cos'è? Death più 100 e tutti gli alleati chi più 3 come primo attaccante. Ok? Com'era? Death più 60 e non all'ice key più 3. Ok, quindi da un death 60 al 100 è buono, però non lo giocate primo, sinceramente. Attack death 50% e Vegeta Family category all'ice key più 3 come secondo attaccante nel turno. Ok, e key più 3 attack 100 come terzo.
Attack Def 30 e qua era un Attack 60. Allora, la cosa che sinceramente avrei preferito molto di più è dargli proprio quel ruolo da... Ok, va bene. Sei un PG che deve stare terzo. Chi più 3 Attack Def 100. Avrei messo proprio lì il... Lo giochi terzo, è un PG che sta terzo al lancio della special a tutte le cose, riesce poi bene o male a tankeggiare. Perché, nel senso, parliamoci chiaramente, si ritrova con dei Greatly al posto del Raises. Con buildato ad, ad esempio, Greatly Raises, Greatly Raises. Attack Def 100, l'attacco al lancio è un 50%, Attack Def 100 se sta terzo. Sinceramente andava a tankare molto decentemente i pugni, perché l'unica cosa che a me preoccupa sempre di questi PG è quello, tankare i pugni almeno. Lo faceva molto meglio così, invece da terzo, non avendo la def, però non lo si vuole giocare in turno, perché non è comunque... non è proprio Gesù Cristo questa Ezza, ok? È un Ezza runnabile, però vabbè, lo proverò da terzo un attimino, giusto per vedere. Vediamo anche soprattutto se può aiutare il team di Trunks, perché il team di Trunks ha ricevuto la mano con Gon STR. E voglio vedere effettivamente se può migliorare ancora di più con questo, sono sincero. Però sì, il Vegeta Family al momento è una categoria completamente morta. Morta, 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 morta. Non capisco mai perché continuano a fare ste release inutili se poi non vanno a buffare questa categoria, ok? Va bene, ok, che aveva già la roba con il Vegeta Family, però... è solamente una rottura. Gliel'hanno messo non solo in quella parte Attack Def 50 e Vegeta Family Category Allies Key più 3. Gliel'hanno messa con il fatto che puoi evadere e crittare. Ok. Non è solo una singola limitazione. Sono due limitazioni. Perché c'è anche quella di Bulma o Trunks. Quindi effettivamente parlando, è più di una limitazione qua, eh. Sono quattro limitazioni nella stessa carta. Sono tante, Sono tante, sinceramente. E Vegeta Family non è il team della vita per richiedere queste cose. Oltre a questo, credo che non ci sia altro al momento. Perché, se non sbaglio, guarda, vi vado a prendere le news. Se non sbaglio questo qua, versione 5.15. Ecco, devono arrivare queste robe qua. Se non sbaglio, sta roba qua dovrebbe arrivare domani. Cioè, stanotte, ok? Stanotte dovrebbe esserci tutta la roba. Quindi... E sì, c'è anche l'area 32 per il nuovo Trunks e Broly da andare a provare assolutamente. Voglio vedere anche soprattutto le animazioni. Però sì, c'è anche lui in arrivo, quindi... dovrebbe arrivare anche Jiren, quindi... nella manutenzione tutto data download dovrebbe esserci anche Jiren, quindi probabilmente domani abbiamo un po' di showcase da fare con i PG nuovi, questo, l'Ezza che abbiamo appena letto e probabilmente anche l'Ezza di Jiren, giusto per andare a vedere un attimino, non vorrei dire cagate, nel senso, vado giusto un secondo a prendere la info dell'Ezza di Jiren se trovo la cosa dell'evento. Dovrebbe essere questo qua. Lezza di Jiren. Ah, il 12. Sì, allora sì, ok. Il 12-10 alle 10 del mattino. Ok, allora sì, probabilmente domani abbiamo le info per Jiren. Abbiamo le info per Jiren, le info per quel Trunks e Broly. E ovviamente avremo anche l'Ezza dell'LR, della Super Battle Road. Vedremo poi effettivamente cosa faranno per le prossime... poi però... Il torneo, giusto per capirci, ok, è fra 10 giorni, cioè, vabbè, oggi è il 9, sì, comunque, 10 giorni, ok. Ci sarà da divertirsi, perché c'è un LR nuova, quindi vi avviso subito che il torneo probabilmente lo streamerò un po' su Twitch, quindi ragazzi, vi ricordo già da adesso che probabilmente sarò lì a grindare il torneo su Twitch, anche durante il giorno. Detto questo, ragazzi... credo che abbiamo finito qua con le news. È stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.